La puntata odierna di 5 cerchi è dedicata all'influenza della Gran Bretagna nella rinascita degli sport moderni. Ma cosa vuol dire e da dove viene la parola sport? L'origine è il latino deportare, ossia uscire fuori porta, cioè portarsi lontano. Quindi dedicarsi ad attività fisiche fuori dalla cerchia delle mura cittadine. Anche oggi di porto del resto significa spasso, svago, ricreazione. Si diffuse poi la parola francese de sport nel XIV secolo, recuperata dagli inglesi con de sport, con lo stesso significato di divertimento, che due secoli dopo venne abbreviato in sport e poi adottato nel XIX secolo anche dalla lingua italiana. Che siano stati quindi gli inglesi a coniare il termine è in linea con l'invenzione degli sport moderni, che si deve per l'appunto ai ceti benestanti della Gran Bretagna durante il cosiddetto lungo Ottocento, ossia il periodo che lo storico così definito dallo storico britannico Eric Hobsbawm, che è compreso fra la Rivoluzione francese del 1789 e la Prima Guerra Mondiale del 1914. Nel XIX secolo, infatti, presero forma e vennero a maturazione fenomeni politici, economici, sociali, culturali, anche tecnologici, che tutti insieme concorsero a porre le condizioni perché la declinante nobiltà e l'insorgente borghesia commerciale e industriale dedicassero quote considerevoli e crescenti del loro tempo libero all'attività fisica, allo sport e di conseguenza al bisogno di condividere e codificare le regole che questi sport seguivano in modo che potessero affrontarsi e anche confrontare gli esiti e i risultati nel tempo e nello spazio. Nella parte dedicata a quella che abbiamo chiamato l'età di passaggio, cioè il periodo dalla fine dei giochi del IV secolo d.C., dopo l'editto di Teodosio che mise fine allo sport agonistico, non cessò l'abitudine umana di dedicarsi ad attività ricreative di tipo fisico-atletico, ma tutte queste pratiche sono più opportunamente classificate sotto la natura del gioco. E che cos'è il gioco e in che cosa differisce dallo sport? Nel suo fondamentale libro Homo Ludens, lo storico olandese Johan Huizinga sostenne, è un libro degli anni 40 del secolo scorso, sostenne che il gioco è un fenomeno culturale, che preesiste anzi alla cultura, visto che gli animali non hanno aspettato gli esseri umani per giocare. Il gioco è l'elemento basilare delle principali attività umane, è innato e quasi soddisfa delle necessità biologiche. Non è quindi il gioco a evolvere in cultura, ma è la cultura che porta le caratteristiche del gioco. E quali sono le caratteristiche del gioco secondo Huizinga? Il gioco è libero, ossia è legato al libero desiderio, alla sfera dell'ozio, e si direbbe quindi che il gioco non sopporta l'imperativo. Per quanto possa essere serio, il gioco non è la vita vera. È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con una sua propria finalità. Per entrare, ossia nel gioco, si valica una porta simbolica. Si pensi a questo proposito all'imperfetto fabulativo teorizzato da Gianni Rodari, ossia la formula magica con cui i bambini si annunciano reciprocamente l'ingresso nella sfera del gioco. Infatti i bambini, quando cominciano i giochi di ruolo, si dicono l'un l'altro, per esempio, si fa che ero il ladro e scappavo e tu mi inseguivi a cavallo? Un'altra caratteristica del gioco è che si svolge entro limiti spazio-temporali propri. È ordinato da regole precise, è incerto e contiene peraltro il desiderio di vincere, che chiama in causa il suo contenuto etico, ossia il bisogno di trattenere la spinta alla vittoria entro limiti precisi.
Il gioco implica altresì la sottomissione volontaria a tali regole e, in ultimo, l'ultima caratteristica, secondo Huizinga, è il fatto che il gioco dà vita a una comunità. Dopo Huizinga, un altro studioso che si è dedicato al gioco è il sociologo francese Roger Caillois, con il quale ci avviciniamo per l'appunto al confine fra gioco e sport. Caillois proponeva quattro categorie principali di gioco, classificandole e categorizzandole con nomi tratti da parole di lingue diverse, appunto a significare il carattere ecumenico del gioco. La prima categoria è l'agon, la parola greca che abbiamo già incontrato parlando delle Olimpiadi antiche, e che descrive i giochi in cui predomina la competizione, in cui viene premiato il merito. Alea, dal latino giochi di dadi o giochi d'azzardo, raggruppa invece i giochi il cui esito dipende dal caso, ossia da fattori esterni alla volontà del giocatore, alla sua aperizia. La parola inglese mimicry definisce, che significa mimica, imitazione, definisce i giochi di immedesimazione, il mimetismo, l'assunzione di personalità altre, tipo chi indossa una maschera a carnevale o chi recita un personaggio. Infine, la quarta categoria, individuata dal termine greco ilinx, che sta per gorgo, vortice, identifica i giochi in cui il piacere è provocato da una sensazione di vertigine dovuta a un pericolo momentaneo e controllato, si pensi a chi vola in deltaplano, a chi sale sull'ottovolante. Dalle classificazioni di Caillois si capisce bene come la distinzione fra gioco e sport sia piuttosto sfumata e anche mobile, ed è qui utile il contributo di un altro storico, di Allen Gutmann, secondo il quale, come si vede nell'immagine a video, c'è una differenza fra gioco spontaneo e gioco organizzato, fra gioco non competitivo e competitivo, e fra competizioni intellettuali e competizioni atletiche. Per Gutmann solo queste ultime rientrano nella categoria di sport. Quindi, al termine di questo rapido excursus, si può riformulare più correttamente l'affermazione iniziale. Ossia, gli inglesi hanno inventato lo sport moderno nel senso che hanno portato a compimento il processo di separazione fra gioco e sport. Tale divaricazione si è imposta attraverso alcune tappe principali. La secolarizzazione, che ha sganciato il gioco dal calendario religioso e dall'associazione con manifestazioni di diversa natura e di esplicita imitazione a riti civili e militari. Qui giova rammentare, per esempio, e lo vedremo più avanti, che le prime tre edizioni delle Olimpiadi delle Olimpiadi moderne si tennero insieme alle esposizioni universali. Il secondo processo, il secondo elemento, è la democratizzazione, cioè fondata su regole uguali per tutti, a prescindere dal censo, dal sangue, dal ceto. La regolamentazione, ossia regole universali che consentono la confrontabilità dei risultati nel tempo e nello spazio, la limitazione della violenza, la separazione fra giocatori e spettatori, la specializzazione dei ruoli e degli spazi, la ricerca del record, dall'inglese to record, che sta per registrare, e quindi della prestazione atletica d'eccellenza. E infine la burocratizzazione, ossia la creazione degli organismi, degli enti preposti all'amministrazione e al governo dello sport. Ma qual era la cornice politica, sociale, economica e culturale in cui questa creazione per divisione avvenne, ebbe luogo? Come si è spiegato in premessa, fu un periodo gravido di cambiamenti, i quali si rinforzarono l'un l'altro e dettero vita a un circolo di azione e retroazione che massimizzò gli effetti trasformativi. È il periodo in cui si affermano, si sta parlando quindi della seconda metà del XIX secolo, è il periodo in cui si affermano il liberalismo e il parlamentarismo, che presuppongono la parità di accesso e la teorica parità di condizioni iniziali. È il periodo in cui vide la luce, come si è anticipato nel filmato dedicato al calcio di massa, al mob football, un generale processo di civilizzazione
che interessò in primis l'aristocrazia e a cascata la borghesia e la classe lavoratrice. Guadagnò terreno l'etica in inglese della fairness, ossia della correttezza, dell'imparzialità, dell'equità. In una società pacificata o presunta tale, lo sport poteva fungere da valvola di sfogo e pratica compensatoria della riduzione della violenza e del disordine accettati. È il periodo in cui si verifica un poderoso inurbamento dovuto alla trasformazione degli individui da contadini a operai in conseguenza della rivoluzione industriale, quindi ad esempio persone che abitano vicino, molto numerose, possono partecipare agli stessi passatempi. È il periodo in cui si impone il positivismo, la fiducia nel progresso, nella scienza, si impone il darwinismo, che enfatizza il concetto del survival of the fittest, cioè della sopravvivenza del più adatto, e che giustifica la disparità esistenti nella società e nella lotta, nella gara, si potrebbe dire, per emergere e affermarsi. È il periodo in cui si esalzano la competizione e il fair play. Vincere, sì, ma non ad ogni costo. L'etica vittoriana premia la partecipazione strenua, la lotta tenace senza scoraggiarsi. Perdere non è disonorevole se si è dato il meglio di sé e bisogna vincere con misura. Sono gli stessi principi cui, peraltro, si uniforma la condotta del nobile guerriero e si assiste perciò a una stretta associazione fra la scuola, dove questi valori sono trasmessi, lo sport, la cui pratica si diffonde attraverso il sistema educativo, e la guerra, che divulga i medesimi valori del patriottismo, del militarismo, dell'eroismo, della sopportazione del dolore, cui anche lo sport può abituare. È il periodo in cui nascono le nazioni, nascono il nazionalismo, ma qui lasciamo, come dire, inspiegata questa cosa, perché poi ci tornerò più avanti. Quindi, accanto, sopra e insieme a tutto questo appena descritto, stava come un enorme moltiplicatore di effetti l'evento che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità. La rivoluzione industriale, già citata, che si nutrì e generò, amplificò i fenomeni sopra tratteggiati, e rapidamente si possono citare la tendenza alla razionalizzazione, alla sistematizzazione, che promosse il concetto della misurazione, che era coerente rispetto alla prestazione sportiva da confrontare, se detto nel tempo e dello spazio, il lavoro al chiuso che spinse all'aria aperta, l'insalubrità delle città che indusse i benestanti a cercare rifugio in campagna per dedicarsi allo svago atletico in ossequio ai nuovi dettami della medicina e delle dottrine igieniste. C'è il miglioramento dei trasporti che favorì il rapido trasferimento delle persone, squadre distanti possono viaggiare per incontrarsi le une contro le altre. Lo sradicamento di milioni di individui dai luoghi d'origine, il conseguente vuoto di appartenenza e di identità, che può essere colmato anche dalla passione per la squadra di calcio o di rugby per la propria città. Va detto infine che la rivoluzione industriale non fu un pranzo di gala. Perché i salari salissero, gli orari di lavoro scendessero producendo tempo libero, perché la legislazione del lavoro progredisse in termini di sicurezza, le inammissibili disuguaglianze economiche e sociali si riducessero e i benefici della produzione di massa si diffondessero a quote consistenti della popolazione, occorse quasi un secolo. All'inizio gli operai lavoravano 70 ore alla settimana, i bambini lavoravano anche loro in ambienti malsani, le paghe erano misere, le città affogavano nello smog, erano epicentro frequente di epidemie perché mancavano sistemi fognari adeguati o del tutto. La risposta dei movimenti operai nascenti nello stesso periodo fu la messa in discussione dei fondamenti stessi della società capitalista e l'impegno per la rivoluzione, che molti, anche fra le classi dirigenti, ritenevano inevitabile. Dal punto di vista quindi classi dirigenti, si scoprì, per contenere questo rischio, il rischio cioè della sovversione e della rivoluzione sociale e politica, si scoprì la forza dell'irrazionalità. Scriveva nel 1908 il politologo inglese Graham Wallace, virgolette, chi si accinge a fondare il suo pensiero politico su un riesame della natura umana deve cominciare col tentare di vincere la propria tendenza a sopravvalutare il lato razionale dell'umanità.
Con la graduale erosione, infatti, dei vecchi modi di assicurare la subordinazione, l'obbedienza, la fedeltà in un'epoca di tumultuosi cambiamenti, si provvide a inventare la tradizione. Si ricorse perciò a consolidati stimoli emotivi come la corona, l'esercito, l'impero, le colonie, ma anche a nuove fucine di produzione dell'immaginario. I governanti fondarono capitali, istituirono festività civili, disseminarono le città di monumenti, adottarono bandiere e inni, gli stessi che poi sarebbero stati usati negli sport, ma particolarmente fortunati furono quei regimi che poterono poggiarsi su simboli trasversalmente accettati, come per esempio il monarca britannico, che cominciò presto a presenziare a quella festa, grande festa del proletariato, che era la finale della Coppa Nazionale di Calcio. In questa temperie storiche stava affilando le armi, per così dire, l'aristocratico francese Pierre de Coubertin, della cui opera per la rinascita delle Olimpiadi ci occuperemo nella prossima clip.